Ecco il sopralluogo aereo dell'elicottero Drago 149 dei Vigili del Fuoco nella zona del Porto Gruarese. In mattinata l'elicottero ha effettuato una prima ricognizione per capire quali, quanti e dove i danni maggiori. Colpite moltissime abitazioni, tanti i tetti scoperchiati dal forte vento e così pure i capannoni della zona industriale. Dalle immagini è chiaro come la tromba d'aria abbia letteralmente fatto volare qualunque cosa si trovasse al suo passaggio. Sedie, panchine e pure il capannone della sagra, la cronaca registrata dai Vigili del Fuoco, il cui dispositivo di soccorso è stato integrato con l'invio di squadre dei comandi di Verona, Rovigo e Padova presso il comando di Venezia, dove nel Porto Gruarese, ripetiamo, è stata segnalata la maggiore criticità. Anche ATVO ha subito dei danni a causa del fortunale di questa notte, in particolare al terminal dei bus di Viale Diaz. Nella fattispecie il forte vento ha fatto cadere l'antenna del ponte radio, cosa che ha causato l'interruzione dei servizi tecnologici, danni in fase di quantificazione anche alle attrezzature del lavaggio bus e alle sbarre d'ingresso.